Un intero weekend dedicato al tema della natura, delle tradizioni, dell'enogastronomia e delle rappresentazioni artistiche spettacolari. La notte della transumanza che si è svolta a Rivello alla sua 7ª edizione ha animato il borgo con un programma intenso che ha preso il via nella mattinata di domenica per concludersi all'alba di ieri. Una manifestazione multiforme nella quale si intrecciano aspetti ludici, spettacolari, musicali, culturali ed enogastronomici. L'iniziativa intende riprendere e riproporre in chiave moderna e suggestiva le antiche tradizioni della cultura locale in stretto connubio con le valenze ambientali. Il filo conduttore della manifestazione è il richiamo verso la natura e la cultura locale, rappresentato attraverso un cartellone di manifestazioni e rappresentazioni tematiche, passeggiate a piedi e a cavallo sui sentieri della transumanza dal centro storico di Rivello fino al fiume Noce, con la dimostrazione del bagno e della tosatura delle pecore. Degustazione di pietanze dei prodotti tipici locali a base di formaggi e grigliata di carne, quella speciale realizzata da un intenditore. La particolarità è che lo facciamo all'uso argentino, che la facciamo scollare, la facciamo cuocere 10 ore intero e dopo si taglia e si mette la salsetta nostra argentina e gli dà, condito con quello, un sapore totalmente diverso. La salsina è normale in Argentina e si chiama chimichurri. Così in argentino, diciamo, in Argentina si chiama così e si usa per tutta la carne in generale arrostita. È fatta di un modo in crudo, si mette prezzemolo in quantità, aglio, peperoni cruschi tritati, e origano, un po' di aceto e olio. Il tutto allietato dall'esibizione degli artisti di musica popolare e dalle estemporanee di pittura dedicate alla natura. Gruppi locali in rassegna, ma anche note band hanno intrattenuto la gente del posto e di tanti visitatori. L'arrivederci all'edizione successiva è avvenuta alle prime luci dell'alba, al ritmo della musica eseguita dalla Banda della Posta, gruppo etnofolk che si avvale del contributo artistico di Vinicio Capossela. Il concerto ha segnato la conclusione di questa originale manifestazione attraverso la quale il Comune di Rivello entra a pieno titolo nel circuito dei luoghi compresi nel progetto interregionale sulle vie della civiltà della transumanza che il Ministero dell'Agricoltura candiderà al riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità.